A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. E a Natale si può fare di più. Ragazzi, finalmente, dopo non so quanti giorni, metto un tutorial per il pianoforte, per tutti quelli che mi seguono per il pianoforte. Oggi faremo un tutorial natalizio, quindi come avete capito dalla canzone, un tutorial per Natale, cioè A Natale Puoi, di una bambina spastica che canta, che non mi ricordo chi era. Questa canzone è molto facile in questa tonalità, mentre se la facciamo alla tonalità originale, noi dovremmo toccare dei tasti neri che ci scassano lievemente i maroni. Quindi la facciamo in questa tonalità, un filino più bassa, ma molto più facile, d'accordo? Allora, questa canzone si suddivide in due parti essenzialmente. Ognuna delle due parti sono composte da qualche accordo, ma alla fine sono sempre gli stessi 4/5 accordi, d'accordo? Allora, per la prima parte incominciamo con, attenzione, un Do maggiore e un Fa maggiore. Diciamo che tutta la canzone varia intorno a questi due accordi, ok? Quindi a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Come avete visto, questi quattro accordi sono il Do maggiore, il Fa maggiore, il La minore, si passa ad un La minore e si ritorna su un Fa maggiore, ok? Andiamo a vedere come si formano questi tre accordi. Abbiamo il Do maggiore. Con il mignolino andiamo a toccare per le note di basso, quindi con la mano sinistra il Do che è il basso. Per il pollice andremo sul nostro Sol, che è il quinto grado. Mano destra, stessa cosa, quindi, ok? Primo, quinto grado, e il terzo grado aggiungeremo il nostro terzo grado, che sarà il Mi, ok? Semplicemente, poi, stessa posizione per il Fa. Solo che iniziamo dal Fa, che è prima dei tre tasti neri, quindi per la mano sinistra, primo grado, quinto grado, che è il Do, stessa cosa, mano destra, un'ottava superiore, mentre per il terzo grado sarà il nostro La. Ok? Finiamo, stessa posizione sul La minore, che è sempre due tasti dopo, stessa posizione. Quindi mignolino sul La, il pollice sul Mi, un'ottava superiore, stessa cosa, quindi per note alte, e il terzo grado sarà stavolta il nostro Do, come vedete nella tab. Quindi a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Da qua riprendere a giocare, di nuovo Do, riprendere a sognare, Re minore, attenzione, riprendere quel tempo. Maggiore. Come avete notato, è tutta una scaletta che parte dal Do, riprendere a sognare, Re minore, riprendere quel tempo, Mi minore, che ricorrevi tanto, e finiamo sul Fa, quindi Do, Re minore, Mi minore e Fa maggiore, semplicemente, ok? Come formiamo i nostri due accordi che non sappiamo, cioè il Re minore. Proviamo così, semplicemente col mignolino sul Re, che è la nostra tonica per la mano sinistra, il pollice uguale sul La, mano destra, stessa cosa, mentre il terzo grado, che sarà, lo renderà minore, andiamo sul Fa, ok? Un tasto in avanti per il Mi minore, quindi stessa cosa, il nostro mignolo andrà a toccare il Mi, che è la tonica, il pollice il Fa, un'ottava superiore, stessa cosa. Primo grado, quinto grado, il terzo grado che renderà l'accordo minore sarà il nostro Sol. Ok? Ripetiamo tutta questa parte che sarà la strofa, ok? Per poi passare al ritornello. Quindi a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Seconda parte della strofa, cioè il crescente, la scaletta, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che ricorrevi tanto.
incominciamo il ritornello, che sono sempre composti dagli stessi accordi. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. Come avete notato, la prima parte del ritornello è la stessa della prima parte della strofa, quindi Do maggiore, Fa maggiore, La minore e di nuovo sul Fa maggiore, ok? Da qua, attenzione, cambia ovviamente per la fine della strofa, cioè e a Natale si può fare di più. Passiamo direttamente sul Re minore, ok? Per ripassare sul Fa maggiore e ritornare sul Do. Ripetiamo il ritornello. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. Da qua, e a Natale si può amare di più. Re minore. Maggiore.